Amiche e cari amici di Total Photoshop, bentrovati. Sono la Cri e rieccoci un nuovo appuntamento con Photoshop CS6. A sto giro vediamo un altro strumento di Photoshop, uno strumento di quelli storici, possiamo anche dire, che però è stato perfezionato e migliorato in questa nuova versione. Trattasi dello strumento Forma. Voilà! Eccolo qui, lo strumento Forma lo troviamo proprio nella barra degli strumenti di Photoshop. Come vedete, contraddistinto da questo triangolino, ciò significa che abbiamo diverse opzioni Forma a disposizione ed è anche identificato dalla lettera U sulla tastiera, proprio come scorciatoia. Andiamo subito a vedere nel dettaglio, in questa chiacchierata, di che cosa si tratta. Lo strumento Forma è una forma vettoriale, quindi attenzione, per chi di voi è abituato a utilizzare Illustrator, ecco un'opzione di Photoshop che ci si avvicina veramente molto. In effetti con questo strumento riusciamo a creare delle forme vettoriali che poi possono essere tranquillamente esportate anche per Illustrator. Non solo, possono essere lavorate esattamente come li lavoriamo nei programmi per il vettoriale. Quindi andiamo a vedere che cosa è capace di fare Photoshop con questo strumento. Dicevo, possiamo scegliere tra le varie opzioni, quindi lo strumento rettangolo, rettangolo con gli angoli arrotondati, ellisse o comunque una forma circolare, una forma poligonale, strumento linea e strumento forma personale. A questa voce ci si apre nella barra delle opzioni la possibilità di scegliere, e qui ho importato tutto, le opzioni che Photoshop ci mette a disposizione, appunto una di queste forme, perché no, ci può agevolare tranquillamente il lavoro, potrebbe poi essere successivamente personalizzata secondo le proprie esigenze. Avete presente tutti quei tratteggi che si vedono magari nei coupon, nei Deplian, con il simbolino della forbice appunto che sta a indicare il taglio da fare proprio su quella pagina, e voilà, eccolo qua il simbolino della forbice in due belle posizioni diverse. Ma ovviamente voi sapete che una volta che creiamo un tracciato, una forma all'interno di un documento di Photoshop, dopo possiamo anche ruotarlo, trasformarlo, possiamo rifletterlo un po' come ci pare e ci piace. Ma rimaniamo sullo strumento Forma e vediamo che cosa succede e che cosa Photoshop ci mette a disposizione per interagire con questo. Prima di tutto possiamo scegliere se quello che andiamo a creare sarà una forma, un tracciato o un'immagine bitmap, quindi possiamo anche, come dire, scorporare da questo effetto vettoriale appunto lo strumento Forma. Noi rimaniamo appunto alla voce Forma. Mi sto ripetendo per caso, ho detto Forma qualche volta in questo tutorial, non ricordo. Dopodiché possiamo scegliere il riempimento e quindi possiamo decidere se creare una forma con un riempimento vuoto, con un riempimento colorato e quindi abbiamo tutta la nostra gamma di colori tra cui scegliere, con una sfumatura o addirittura con un pattern. Ovviamente possiamo andare a sceglierci il colore che ci pare e ci piace attraverso questa finestrella. Andiamo un po' a vedere che cosa possiamo disegnare con lo strumento Forma e per l'occasione quasi quasi andiamo a creare un bel biglietto da visita. Mi è venuta un'idea, un bel marrone così caldo su questo biglietto da visita ed ecco qua una bella forma che fa proprio per noi. Questa corona a me piace tantissimo. Possiamo poi decidere di posizionarla dove ci pare. Ah, dimenticavo, per tracciare una forma che cosa dobbiamo fare? È molto semplice. Selezioniamo lo strumento Forma e click and drop, quindi trasciniamo sul nostro documento. Ovviamente se mentre trasciniamo teniamo premuto il pulsante Shift, la nostra forma cresce o si ridimensiona comunque in proporzione. Se molliamo il tasto Shift, ecco che la possiamo deformare un po' come più ci piace. Se invece teniamo premuto il tasto Alt nel frattempo, ecco che la nostra forma esplode. Aspettate, ho sbagliato. Esplode, come dire, partendo dal centro, eccola, come succede per le selezioni. Invece vado ad eliminare tutte queste coroncine che ho fatto. Se mentre trasciniamo teniamo premuta la barra spaziatrice, ecco che grazie a questa ci possiamo posizionare un po' dove più ci pare e ci piace. In ogni caso, dopo che abbiamo creato una forma, ecco che ci appare in questo caso sia un livello, quindi viene generato un nuovo livello con all'interno la nostra forma, sia un tracciato, quindi doppia comodità. Torniamo ai livelli. Abbiamo visto che questo livello è
pieno di colore marrone, ma a dire il vero possiamo anche mettergli questo bel colorino beigiolino, che ne dite, uno un po' più tenue. Oppure possiamo decidere di togliere il riempimento e, come dicevo prima, mettergli una bella traccia, ed ecco che il risultato non cambia, sembra, semplicemente perché la traccia è di 10 punti. Andiamo un attimino a rimpicciolirla, ecco che possiamo seguire il tratto del nostro tracciato con una splendida traccia, magari di un punto, che ne dite, giusto per renderla più visibile, ecco qui, senza intaccare il nostro bel disegno. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo modificato quindi la dimensione della traccia, ma possiamo anche modificare la dimensione della forma, perché qui ci indica in pixel quanto è larga e quanto è alta. Ecco che possiamo andare a crescere in larghezza, ovviamente sarebbe meglio tenerli collegati i due valori, quindi crescendo in larghezza possiamo andare a indicargli il valore che vogliamo, anche 5 cm ad esempio. Il gioco è fatto. Unico valore dello strumento forma che non possiamo variare, come dire, in anteprima, non possiamo variare in maniera dinamica, chiamiamo così, è la possibilità di arrotondare più o meno gli angoli all'interno della forma rettangolare con angoli arrotondati. Andiamo subito a vedere, scegliamo lo strumento rettangolo arrotondato, tracciamo il nostro bel rettangolo qua intorno. Voilà, sì, adesso stavo schiacciando lo shift, ma non mi serve la forma quadrata. Andiamo a mettergli una bella traccia beige. Abbiamo visto che possiamo ridurre la dimensione del rettangolo in maniera dinamica, ma abbiamo qui il raggio che indica semplicemente il raggio di angolazione del nostro rettangolo, degli spigoli del nostro rettangolo. Se lo portiamo a 50 vediamo che non cambia assolutamente nulla, quindi con questo nuovo parametro dobbiamo andare a creare una nuova forma. Eccolo qua, esattamente con l'angolo arrotondato a 50 pixel. Ma entriamo un pochino più nel vivo di questa forma, perché così, voglio dire, potevamo farcelo tranquillamente con le selezioni. Ma oltre ad avere la possibilità di creare proprio una forma così su un nuovo livello immediatamente senza generare particolari selezioni, come abbiamo detto prima, abbiamo la possibilità di personalizzare anche la traccia. Voilà! Che ne dite di questi pallini? È fantastico! Vi siete mai chiesti come fare in Photoshop a seguire un tracciato con appunto una traccia magari del genere, che poteva andare a personalizzare in maniera un pochino più simpatica i nostri elaborati? Ecco fatto! Possiamo andare anche a aumentare la dimensione nuovamente del nostro rettangolo in proporzione, e possiamo anche intervenire sulla dimensione di questi bei pallini, perché ad esempio se portiamo lo spessore della traccia a 3 punti ad esempio, ecco che abbiamo reso un pochino più fine questo bell'esempio. Ma non è finita qui, perché abbiamo la possibilità di andare ad elaborare questa traccia seguendo altre opzioni che appunto ci vengono messe a disposizione, ovvero questi pallini li vogliamo all'interno, al centro o all'esterno della nostra cornice. In questo caso non ci interessa avere degli angoli arrotondati, oppure vogliamo degli angoli quadrati, e voilà che i nostri puntini si trasformano in quadratini, mi piace di più arrotondato. E gli angoli vivi ovviamente non rientrano nelle opzioni che necessitano noi in questo momento, io lo lascerei. Possiamo anche decidere quale spazio dare ai nostri puntini, o tra un puntino e l'altro, o se interporre un trattino o un altro puntino più o meno grosso. Vediamo bene di che cosa si tratta. Ad esempio, in questo caso non ci sono problemi, ma può capitare, mentre creiamo un tracciato, che ci sia il sormonto di due pallini. Guardate qui che cosa è successo. Vedete? Ed è poco piacevole, sicuramente da visualizzare. Ecco perché possiamo andare ad intervenire in queste altre opzioni. Modificando lo spazio tra un pallino e l'altro, possiamo rendere, come dire, nulla quella sormonto che vedevamo in precedenza. Quindi semplicemente modificando in maniera leggerissima lo spazio tra un pallino e l'altro, ecco che ovviamo anche a questo problema di visualizzazione. Non solo, abbiamo detto che sono
dei tracciati e quindi reagiscono come tracciati esattamente come in Illustrator. Andiamo a vedere. Abbiamo selezionato questa forma. Ho eliminato quella più piccola. Stiamo creando, che ne so, un bel biglietto da visita. Andiamo un attimo ad allineare un pochino questi due bei rettangolini. E ora che cosa facciamo? Selezioniamo questa bella forma e andiamo a crearne un'altra, magari ellittica, anzi io direi circolare. Abbiamo a disposizione questi bei pulsantini nella barra delle opzioni. Ecco che qui possiamo combinare i nostri tracciati. Se ora vado a creare una forma combinandola in... come dire, addizione rispetto a quella precedente, guardate che cosa succede. Voilà, ho combinato il mio bel tracciato e ora ho creato questa nicchia che potrà ospitare magari un'altra forma. Che ne dite di un bel simbolino come quello che abbiamo visto prima? La nostra bella corona o magari questa che è ancora più carina. Andiamo a sistemarla all'interno di questo bel biglietto da visita. Ecco qui, forse non è il caso di fargli pallini intorno anche a lei e quindi andiamo a dirgli che non vogliamo alcuna traccia, però vogliamo che abbia questo bel colore di riempimento. E voilà, stiamo creando una bellissima etichetta per, che ne so, un bel biglietto da visita per una bella caffetteria nuova che ha aperto in centro. Che ne dite? Mi sembra che si sposa perfettamente. Possiamo arricchirla anche con un bel testo, ma ecco che abbiamo in 448 realizzato due forme create su due livelli differenti, generati in automatico da Photoshop. Li abbiamo fatti interagire dal punto di vista appunto di combinazione dei tracciati. Abbiamo anche il nostro bel tracciato generato, che possiamo tranquillamente esportare in Illustrator, ma cosa volete di più dalla vita? Non mi resta che augurarvi un sacco di pensieri positivi. Ciao a tutti e alla prossima dalla Cri.